Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati a tutti con questo appuntamento in diretta per le nostre interviste in diretta sull'account di Corriere. Oggi stiamo aspettando un ospite, qualche istante perché appunto possiamo iniziare questa chiacchierata con Stefano De Martino. Stefano De Martino che questa sera torna in TV con il suo Made in Sud. E come sapete non sono molti i programmi che sono tornati a produrre e tornati appunto a essere trasmessi in onda. Quindi lo intervisteremo, chiacchiereremo con lui e siamo in, come dire, trepidante attesa di questa sua richiesta di partecipare alla diretta. Io sono Chiara Maffioletti, mi occupo di spettacoli al Corriere ormai da qualche anno e nulla, aspettiamo ora che richieda di partecipare. Vediamo, perché vedo qualcosa è successo, perdonatemi se... No, arriverà, sì, sono italiana. Dario, c'è? Dario è la persona, bene, sta scrivendo che arriva e quindi siamo, come dire, fiduciosi, visto che lui è la persona all'ufficio stampa che lo segue Stefano ormai da qualche tempo e ha permesso questo incontro, perché appunto molto spesso quando ci sono queste... No. Quando ci sono appunto questi incontri... C'è tutto un lavoro di dietro le quinte, no? Ci sono diverse persone, come si sta dicendo anche in questa fase post-pandemia, che aiutano, no? Che lavorano nel mondo dello spettacolo, aiutano questi volti famosi che dietro hanno tutto un mondo e quindi ogni tanto è giusto ricordarlo e pensare anche a chi non è sotto i riflettori ma sta dietro. Anzi, mi rivolgo a te, Dario. Dov'è Stefano? Made in Sud, sì, andrà in onda su Rai 2 questa sera. Ce l'era stato interrotto, ovviamente doveva andare in onda qualche mese fa e poi la pandemia ha cambiato tutto, ha bloccato tutto e quindi adesso il centro di produzione di Napoli torna ad andare in onda. Scusate, perché nel frattempo sto leggendo quello che scrivete. Va in onda in prima serata su Rai 2. Qualcosa in più su di lui? Penso che ormai l'abbiamo imparato a conoscere tutti, questo giovane uomo napoletano che dalla scuola di amici, a cui si presentava come ballerino, è diventato famoso in poco tempo, un po' per il suo carisma, per la sua voglia anche di andare oltre, no? Quello che è semplicemente la danza, che già è molto, ma nel suo animo c'era anche quello di fare il conduttore. Adesso aspettate che dovrebbe essere arrivata la richiesta. Vediamo. Siamo in attesa. La richiesta. Ci sono. Eccoti, benvenuto. Come stai? Bene, ho provato il brivido di voi conduttori quando non sapete bene cosa dire. Quando c'è l'imprevisto, vedi, questo è il bello della diretta, il vero bello della diretta. È vero, so che ti piace molto la diretta e l'impatto proprio. Hai visto? Già. Come stai? Bene, grazie. Grazie per essere qui con noi in questa chiacchierata, in questa giornata così importante per te. Eh sì, perché è un debutto vero e proprio, ritornare in onda dopo un periodo così lungo di lockdown per me e per tutte le persone che lavorano con me, quindi anche Fatima, Biagio, insomma tutta la squadra di Made in Sud è significativo, quindi siamo contenti. Infatti, sì, questi mesi hanno rappresentato per tutti noi qualcosa che non potevamo veramente nemmeno immaginare, no? C'è chi dice che ci ritroveremo migliori, non so qual è la tua opinione. Ma guarda, sicuramente è un momento che porterà dei cambiamenti, no? Tutti noi abbiamo fatto
Io ad esempio non mi aspettavo di riuscire a rimanere in casa 2 mesi senza far nulla. Se me l'avessero detto prima avrei detto no, è impossibile. Però, come tutte le cose negative, dobbiamo cercare quantomeno di imparare e ricordare la lezione. So che poi quando si ritorna alla normalità è un po' difficile tenere a mente quello che poi abbiamo imparato, però forse è il caso di riflettere, è il caso di riflettere su tante cose, soprattutto sulla nostra presenza su questo pianeta, no? Sì, assolutamente Quindi vero, vero. di essere forse più riflessivi e meno invasivi, perché poi in un modo o nell'altro la natura si ribella e quindi forse è il Questo è momento di. vero, è vero. Ho visto che hai avuto modo anche di ritornare un po' al tuo bel mare, quindi avrei avuto anche lì il polso di cosa significa vivere, per Guarda, io esempio. sono molto legato al mare, sono un uomo di mare in tutti i sensi, nel senso che appena posso scappo al mare, anche adesso avendo la fortuna di lavorare appunto agli Studi Rai di Napoli, quando abbiamo insomma la mattinata libera, sia io che Biagio, che siamo due barcaioli, prendiamo insomma e andiamo. Devo dire che ho ritrovato un mare completamente rinato, molto 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 più pulito, popolato, ripopolato di pesci. Abbiamo visto dei delfini a Capo Miseno, insomma, è veramente notevole la differenza. Per questo spero che tutti noi, insomma, teniamo a mente quanta differenza possiamo fare. Certo, e senti, e che caso è che riparti proprio da Napoli, no? Dalla tua Sì, città. io quando scherzo dico, io sono un emigrante al contrario, perché una volta ti ricordi si dicevano Troisi in un film, ogni volta che si spostava da Napoli, anche per andare a Firenze, tutti dicevano sei emigrante, come se un napoletano non potesse viaggiare. Però effettivamente io vivo a Milano e lavoro a Napoli, quindi sono un pendolare praticamente opposto a molti, molti altri. Certo, e senti, che effetto ti ha fatto tornare in quegli studi che tu ormai comunque conoscevi, però appunto dopo quello che c'è stato, dopo che sono stati comunque fermi, dicevo poco prima che tu partecipassi appunto a questa diretta, che il tuo programma è uno dei pochi che la RAI ha iniziato a produrre. Guarda, è tutto molto sanificato, tutto molto pulito, tutto molto sterile se vogliamo, ed è molto strano perché l'Auditorium Rai di Napoli è per l'organico e per proprio la location è molto colorato, è molto vivo. Quindi adesso ci sono un po' più, c'è un po' più di ordine che è quasi atipico per quel luogo, però insomma è diventata un po' il mio campo da gioco, no? La mia seconda casa perché appunto, in un anno e mezzo, questa è la terza produzione, mi ritrovo a fare nell'auditorium, quindi ormai riconosco il profumo di quel posto. Di quei posti. Ma tra l'altro, appunto, tornare con un programma che deve far ridere in un contesto non solo che è cambiato per quello che abbiamo vissuto, ma anche perché banalmente non c'è un pubblico, no? Quindi credo che anche per i Certo. comici, ma anche per te, stare su un palco e non avere la reazione immediata delle persone abbia un significato. È molto più difficile perché avendo il pubblico in sala, non solo il ritmo della trasmissione è molto più serrato ed è anche giustamente più condito, ma il pubblico in sala per noi è un termometro importantissimo. Quindi durante l'arco della serata, durante la diretta, in quelle 2 ore e mezza, tu diciamo interfacciandoti e sentendo la risata o meno del pubblico, capisci se raddrizzare il tiro o meno. Invece adesso si va un po' istinto, si segue la scaletta e di volta in volta si cerca di tenere sull'energia nonostante la mancanza del pubblico, devo dire che si sente tanto. Per i comici è una mancanza ancora più grande perché tu immagina lanciare una battuta nel vuoto, che cosa significa? Non deve Però essere. devo dire che tutti si sono prestati con estrema volontà e poi queste limitazioni sono state poi degli ottimi spunti creativi per loro. Quindi io credo che per il pubblico a casa sarà sicuramente uno spettacolo, leggero e divertente. Certo, poi tu partecipi molto anche alla scrittura del programma, quindi credo che anche lì
scherzare sulla pandemia sia stato un tema anche con gli autori e con i podcast, Sicuramente, sicuramente. Eravamo molto indecisi inizialmente insomma, citare tutto quello che è successo o lasciarcelo alle spalle, perché poteva essere anche un'alternativa. Poi ci siamo detti che era semplicemente anacronistico andare in onda senza citare, appunto, senza parlare del Covid e di tutto quello che è successo. Tant'è che poi abbiamo, insomma, scremato tutti gli argomenti e abbiamo deciso su quali argomenti si poteva scherzare. Quindi tutto quello che si può sdrammatizzare, insomma, l'abbiamo chiamato in causa e l'abbiamo fatto. Speriamo bene. Quindi ti dico, abbiamo lasciato da parte per rispetto e per ovvie ragioni diciamo, i fatti di cronaca, però tutte quelle che sono le cose logistiche assurde che ci siamo ritrovati ad affrontare, quali mascherine, guanti, distanziamento sociale, a portare il cane a fare i bisogni fuori, eccetera, eccetera, viene sicuramente raccontato in una chiave ancora più ironica, appunto, dei nostri comici. Ma c'è stato qualcosa di comico che ricordi della tua di quarantena? Magari appunto la prima volta che hai messo la mascherina al contrario, piuttosto che... Ma guarda, il fatto di io sono molto distratto perché faccio sempre molte cose insieme. Quindi mi ricordo che la prima volta che sono uscito di casa tra guanti, mascherina, chiavi di casa, telefono, eccetera, eccetera, ci ho messo veramente tipo un quarto d'ora e quindi entravo e uscivo di casa in continuazione perché ogni volta mi mancava un pezzo. E poi quando ho ricominciato a guidare, perché non so se sono l'unico o è successo anche a qualcun altro. Ma io ero completamente spaesato, non ricordavo le strade, non avevo proprio più familiarità con nulla, perché dopo 2 mesi mi sono rimesso in macchina ed era veramente Una strano, cosa davvero nuova. strano. Però Sì. so che mi raccontavi qualche tempo fa che hai insegnato a tuo figlio nei box ad andare in bicicletta, Ad quindi andare tutta in una cosa bicicletta, memorabile sì. della quarantena, no? Sì, è stato ovviamente per impegnare il tempo e anche per, come dicevo, per creargli un ricordo positivo, no? Perché sicuramente si ricorderà di questa pandemia a 7 anni e quindi un giorno dirà nel lontano 2020, durante una pandemia mondiale, mio padre mi ha tolto le rotelle della bici e ho imparato a pedalare da solo, perché sono quelle cose come un po' quando ti spiegano come si allacciano, le scarpe, E che riesci a tutti un po' farlo ci ricordiamo, soprattutto esatto. poi. Esatto. Esatto. Senti, a me una cosa che colpisce molto di te è il fatto che tu sia una persona, uno dei pochi conduttori giovani, tra l'altro. Super in ascesa, in una carriera che è iniziata comunque ormai diversi anni fa, però che sta sempre macinando, andando sempre Sono un meglio. continuo esordiente perché ogni anno faccio una Ma roba questo diversa. lo dici tu, ma non, direi che ormai non più, perché appunto avere degli Grazie. appuntamenti prima serata in Rai che vanno comunque bene non è da tutti ed è una cosa bella. Tra l'altro, se comunichi a quanto pare benissimo, viste tutte le persone che ti seguono anche sui social, però quando parli del tuo sogno rimane il varietà di quelli che vedevamo proprio da bambini, bambini, come idea, come impronta. È così. Sì, diciamo che è un po' perché io sono cresciuto con quel tipo di televisione. Io sono dell'89, quindi sono a cavallo di due epoche molto importanti per la televisione italiana, gli anni 80 e gli anni 90. E poi tutta la televisione di cui mi sono nutrito fin da piccolo è sicuramente quella. Quindi anche inconsciamente questo va a influenzare tutto quello che faccio adesso. Poi, come dicevi, sono uno dei conduttori più giovani, credo perché poi i miei coetanei si siano spostati quasi tutti sul web, quindi ci sono tanti YouTuber, tanti miei coetanei che magari fanno dei programmi in streaming, mentre io sono un tradizionalista e mi piace, insomma, proprio la centralità che ha ripreso anche la televisione in questo momento storico, no? E quindi sogno, insomma, di in qualche modo far rivivere i classici del passato attraverso i miei programmi, in qualche modo. Anche perché penso, a volte quando mi confronto con delle persone, dice: sì, ma questa è roba vecchia. No,
per me le cose vecchie sono vecchie, le cose classiche invece sono delle cose scritte con un criterio dove c'è un'idea creativa molto forte di base e che quindi possono parlare agli uomini di tutte le epoche, perché stasera cominceremo la puntata citando poi con una chiusa ironica, vi faccio un piccolo spoiler, però citiamo Boccaccio che parlava della peste a Firenze nel 1348. Quello è un classico, se lo vai a rileggere è estremamente attuale, no? Attualissimo. Rispetto a quello che è successo, esatto. Quindi ecco, mi piacciono molto i classici, sono parte della mia formazione televisiva e quindi spero insomma di mettere a frutto un po' quella che è la mia visione della televisione moderna. Certo, ma quando hai iniziato questo percorso nello spettacolo, immaginavi che oggi saresti stato qui a questo punto? Come Ma ti immaginavi? in realtà no, nel senso che quando ho iniziato a ballare volevo diventare un ballerino teatrale. Dopodiché poi, quando crescendo, mi sono reso conto che per esprimere tutto quello che avevo dentro avevo bisogno di parlare, di comunicare anche attraverso altri canali e altri mezzi. E poi dopo un po' la mia risposta a questa mia esigenza è stata un po' guardare alle persone che lavorano nell'intrattenimento, magari oltreoceano, perché in Italia ragioniamo un po' a compartimenti stagni, no? La domanda che mi fanno spesso è: adesso conduci, non balli più, oppure prima ballavi, perché non... E invece poi con un po' di esperienza che ho fatto anche in America mi sono reso conto che chi fa intrattenimento lì non è etichettato in un modo preciso, fa semplicemente Più cose da intrattenimento. fare, Quindi meglio è cantano, fondamentalmente. ballano, recitano, fanno un po' di tutto, esatto. E quindi questa è un po' la mia idea, cioè vorrei cercare di unire un po' tutti i puntini. Sì, sono rimasta impallata, non so se nel frattempo. Ti vedo, gira, però ti sei bloccato in una posizione. Oddio. Fermi. Guarda Vediamo. che adesso ritorna, adesso ritorna. Io mi vedo ferma, ma nel mentre parlo lo. L'audio continua. Che lo showman per definizione è una persona che sa fare di tutto di più. E sul canto? Sul canto mi difendo, vi lascio giudicare, nel senso che non sono uno con diciamo una predisposizione canora pazzesca. Noi napoletani siamo molto avvezzi al canto anche amatoriale e ho iniziato a studiare e ho chiesto il supporto di un grande maestro che è Pino Perris, che quest'anno ci accompagna, insomma, e ci ha aiutato a mettere in piedi dei piccoli numeri che strizzano un po' l'occhio al varietà, e quindi stasera a Made in Sud vedrete delle cose, poi lascio a voi il giudizio. Insomma, io ci provo. Certo, e noi ti seguiremo. Senti, ma secondo te appunto questa televisione che ha recuperato la centralità, molto spesso, come accennavi prima, la davano per Per passata di finita. moda, come un mezzo che non mi senti? Ma non so Sì, se è sì. un mio problema. Ok, mi chiedevo appunto se secondo te possiamo finalmente sfatare anche con numeri alla mano che questo fatto che la televisione vive vegeta e anzi si rivolge anche a un pubblico molto ampio e molto giovane. Ma guarda, io credo che a sfatare questo mito sia stato un po' la radio, no? Se tu pensi all'evoluzione dello streaming, di tantissimi altri mezzi, è comunque la radio tutti i giorni ha milioni di utenti che ascoltano, no? Ancora la radio. E questo credo sia un po', valga un po' lo stesso per la TV. La televisione è un altro tipo di contenitore, quindi secondo me, per il semplice fatto che appunto i contenuti TV possono essere consumati anche su altre piattaforme, però io penso che appunto la scrittura televisiva sia completamente diversa da quella web,
e anche ogni tipo di formato, secondo me, ha la sua piattaforma, no? Ideale. E ci sono delle cose Certo. che, secondo me, vanno fatte e viste in televisione, come ci sono delle cose che vanno fatte e viste prettamente sul web. E tu, tra l'altro, anche sul web, appunto, dicevamo, ti sai muovere benissimo. Cioè, qual è il tuo rapporto con i social, appunto, su cui sei così seguito? Ma guarda, devo dire che i social sono strumento anche di studio, perché grazie a Instagram, grazie a YouTube, grazie a tanti social network, si può anche, insomma, imparare tanto, no? Io seguo tantissime pagine, insomma, di cinema, di fotografia, anche di archivi televisivi, interessanti, come anche cose di intrattenimento leggero, e quindi il mio rapporto con i social è più da fruitore, ecco, che da creatore di contenuti. Però diciamo che mentre la televisione, appunto, nella televisione c'è qualcosa di sicuramente più studiato e costruito come i programmi, nei social comunicare quelle che sono le mie passioni, cioè il mio punto di vista sulle cose. Condivido quello. No, mi stavo Vedi? autodenunciando perché io vedo la tua immagine ferma tipo da 5 minuti. Per fortuna la voce va, quindi Ok, dico, va avanti. speriamo che tutto stia andando per il verso giusto. A proposito, vedi, di grande dimestichezza con le nuove tecnologie. No, io guarda, allo stesso modo sono presente sui social, ma come dico sempre, io sono per metà analogico, perché il digitale nella mia vita è arrivato verso i 17-18 anni, quindi anche io sono un fruitore, ci lavoro con i social, ma sono molto fan dell'analogico. Forse anche per questo sono, insomma, così tradizionalista e attaccato alla televisione. Sì, ma infatti secondo me c'è un grande affetto da parte tua a tutto quello che è la tua vita pre, diciamo, anche pre-successo, pre-popolarità e via dicendo. Si capisce quali sono alcune sfumature dalle cose che dici e che racconti. Infatti volevo chiederti che tipo di bambino sei stato tu. Bambino felicissimo, ho avuto un'infanzia stupenda, perché io sono nato e cresciuto all'interno di un bar, che era il bar di mio nonno, che si chiamava Bar Stella. Quindi ho vissuto da sempre in questo ambiente di lavoro familiare. Tutta la mia famiglia lavorava all'interno di questo bar, e quindi i miei primi ricordi sono appunto tra i tavolini del bar, dove c'erano i vecchietti che giocavano con le carte del Modiano, a scopa o a briscola. Mio padre che lavorava al banco, insomma, quindi l'odore del caffè, mio nonno aveva anche una sala da biliardo all'interno. Sono cresciuto in un ambiente, appunto, molto molto bello. Tutto quello che ricordo, insomma, della mia infanzia, mi piace, e forse tutto questo, amore per le cose classiche che ho, come la musica classica napoletana, come, insomma, la forma di quei tempi mi piaceva, quei signori nel modo di esprimersi, nel modo di vestirsi. Sono legato a quel dalla mia famiglia. Ti avevi perso? Sì, scusa, No, ogni tanto va figurati. via completamente, appunto ho capito che quegli anni lì ti hanno completamente formato, e soprattutto l'atmosfera di quegli anni, e lo posso anche immaginare. Tra l'altro mi dici di E un credo bar. poi che tutti noi, in qualche modo, io ho fatto questa analisi, comunque verso i 30, 35, anche 40 anni, iniziamo a rincorrere un po' quelle che sono state le infanzie, no? Quindi, mi senti? Ogni tanto io ho un dubbio, perché vedo che vai No, via e no, fai ritorni. bene averlo perché va completamente, non capisco come Va via, che mai. peccato. La tecnologia oggi non ci aiuta, vedi? No, no, non so perché. Vabbè, comunque. No, dicevi scusa? Ma Noi, cioè, puoi tutti. rifarla? Provo a riavviare una diretta.
Prova nel frattempo, io mi Provo. sposto. Guarda, facciamo così. Prova. Sì. Può Dai, facciamo andare così. meglio. Ok, ci perdoneranno. Torniamo subito, Sì. subito. Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati a tutti con questo appuntamento in diretta per le nostre interviste in diretta sull'account di Corriere. Oggi stiamo aspettando un ospite, qualche istante perché appunto possiamo iniziare questa chiacchierata con Stefano De Martino. Stefano De Martino che questa sera torna in TV con il suo Made in Sud. E come sapete, non sono molti i programmi che sono tornati a produrre e tornati appunto a essere trasmessi in onda. Quindi lo intervisteremo, chiacchiereremo con lui e siamo in, come dire, trepidante attesa di questa sua richiesta di partecipare alla diretta. Io sono Chiara Maffioletti, mi occupo di spettacoli al Corriere ormai da qualche anno e nulla, aspettiamo ora che richieda di partecipare. Vediamo perché vedo che qualcosa è successo, perdonatemi se... No. No. Arriverà, arriverà. Sì, sono italiana. Dario, c'è? Dario è la persona, bene, sta scrivendo che arriva e quindi siamo, come dire, fiduciosi visto che lui è la persona all'ufficio stampa che lo segue Stefano ormai da qualche tempo e ha permesso questo incontro perché appunto molto spesso quando ci sono queste... No, no, no. Quando ci sono appunto questi incontri... C'è tutto un lavoro di dietro le quinte, no? Ci sono diverse persone, come si sta dicendo anche in questa fase post-pandemia, che aiutano, no? Che lavorano nel mondo dello spettacolo, aiutano questi volti famosi che dietro hanno tutto un mondo e quindi ogni tanto è giusto ricordarlo e pensare anche a chi non è sotto i riflettori ma sta dietro. Anzi, mi rivolgo a te, Dario. Dov'è Stefano? Made in Sud, sì, andrà in onda su Rai 2 questa sera. Ce l'era stato interrotto, ovviamente doveva andare in onda qualche mese fa e poi la pandemia ha cambiato tutto, ha bloccato tutto e quindi adesso il centro di produzione di Napoli torna ad andare in onda. A produrre, scusate perché nel frattempo sto leggendo quello che scrivete. Va in onda in prima serata su Rai 2. Qualcosa in più su di lui? Penso che ormai l'abbiamo imparato a conoscere tutti, questo giovane uomo napoletano che dalla scuola di amici a cui si presentava come ballerino è diventato famoso in poco tempo, un po' per il suo carisma, per la sua voglia anche di andare oltre, no? Quello che è semplicemente la danza, che già è molto, ma nel suo animo c'era anche quello di fare il conduttore. Adesso aspettate che dovrebbe essere arrivata la richiesta. Vediamo. Siamo in attesa. La richiesta Ci arriva. Eccoti, sono. benvenuto. Come stai? Bene, ho provato il brivido di voi conduttori quando non sapete bene cosa Quando c'è dire. l'imprevisto, vedi, questo è il bello della diretta, il vero bello della diretta. È vero, so che ti piace molto la diretta e l'impatto proprio. Hai visto? Eh già, come stai? Bene, 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 grazie. Grazie per essere qui con noi in questa È un chiacchierata, piacere. in questa giornata così importante per te. Eh sì, perché è un debutto vero e proprio. Ritornare in onda dopo un periodo così lungo di lockdown per me e per tutte le persone che lavorano con me, quindi anche Fatima, Biagio, insomma, tutta la squadra di Made in Sud è significativo, quindi siamo contenti.
Infatti, sì, questi mesi hanno rappresentato per tutti noi qualcosa che non potevamo veramente nemmeno immaginare, no? C'è chi dice che ci ritroveremo migliori, non so qual è la tua opinione Ma in merito. guarda, sicuramente è un momento che porterà dei cambiamenti, no? Tutti noi abbiamo fatto io ad esempio non mi aspettavo di riuscire a rimanere in casa 2 mesi senza far nulla. Se me l'avessero detto prima avrei detto no, è impossibile. Però, come tutte le cose negative, dobbiamo cercare quantomeno di imparare e ricordare la lezione. So che poi quando si ritorna alla normalità è un po' difficile tenere a mente quello che poi abbiamo imparato, però forse è il caso di riflettere, è il caso di riflettere su tante cose, soprattutto sulla nostra presenza su questo pianeta, no? Sì, assolutamente, Quindi vero, vero. di essere forse più riflessivi e meno invasivi, perché poi in un modo o nell'altro la natura si ribella. E quindi forse è il Questo è momento di. vero, ho visto che hai avuto modo anche di ritornare un po' al tuo bel mare, quindi avrei avuto anche lì il polso di cosa significa vivere, per Guarda, io esempio. sono molto legato al mare, sono un uomo di mare in tutti i sensi, nel senso che appena posso scappo al mare. Anche adesso, avendo la fortuna di lavorare appunto agli studi RAI di Napoli, quando abbiamo insomma la mattinata libera, sia io che Biagio, che siamo due barcaioli. Prendiamo, insomma, e andiamo. Devo dire che ho ritrovato un mare completamente rinato, molto, molto, molto più pulito, popolato, ripopolato di pesci. Abbiamo visto dei delfini a Capo Miseno, insomma, è veramente notevole la differenza. Per questo spero che tutti noi, insomma, teniamo a mente quanta differenza possiamo fare. Certo, e senti, e che caso è che riparti proprio da Napoli, no? Dalla tua Sì, città. io quando scherzo dico io sono un emigrante al contrario, perché una volta ti ricordi si dicevano Troisi in un film, ogni volta che si spostava da Napoli, anche per andare a Firenze, tutti dicevano sei emigrante, come se un napoletano non potesse viaggiare. Però effettivamente io vivo a Milano e lavoro a Napoli, quindi sono un pendolare praticamente opposto a molti, molti altri. Certo, e senti, che effetto ti ha fatto tornare in quegli studi che tu ormai comunque conoscevi, però appunto dopo quello che c'è stato, dopo che sono stati comunque fermi, dicevo poco prima che tu partecipassi appunto a questa diretta, che il tuo programma è uno dei pochi che la RAI ha iniziato a produrre. Guarda, è tutto molto sanificato, tutto molto pulito, tutto molto sterile, se vogliamo. Ed è molto strano perché l'Auditorium RAI di Napoli, e per l'organico e per proprio la location, è molto colorato e molto vivo. Quindi adesso ci sono un po' più, c'è un po' più di ordine, che è quasi atipico per quel luogo. Però, insomma, è diventata un po' il mio campo da gioco, no? La mia seconda casa, perché appunto, in un anno e mezzo, questa è la terza produzione, mi ritrovo a fare nell'auditorium, quindi ormai riconosco il profumo di quel posto. Di quei posti. Ma tra l'altro, appunto, tornare con un programma che deve far ridere in un contesto non solo che è cambiato per quello che abbiamo vissuto, ma anche perché banalmente non c'è un pubblico, no? Quindi credo che anche per i Certo. comici, ma anche per te, stare su un palco e non avere la reazione immediata delle persone abbia un significato. È molto più difficile perché avendo il pubblico in sala, non solo il ritmo della trasmissione è molto più serrato ed è anche giustamente più condito, ma il pubblico in sala per noi è un termometro importantissimo. Quindi durante l'arco della serata, durante la diretta in quelle 2 ore e mezza, tu diciamo interfacciandoti e sentendo la risata o meno del pubblico, capisci se raddrizzare il tiro o meno. Invece adesso si va un po' istinto, si segue la scaletta e di volta in volta si cerca di tenere sulle energie, nonostante la mancanza del pubblico, devo dire che si sente tanto. Per i comici è una mancanza ancora più grande, perché tu immagina lanciare una battuta nel vuoto, che cosa significa? Non deve Però essere. devo dire che tutti si sono prestati con estrema volontà e poi
Queste limitazioni sono state poi degli ottimi spunti creativi per loro, quindi io credo che per il pubblico a casa sarà sicuramente uno spettacolo, leggero e divertente. Certo, poi tu partecipi molto anche alla scrittura del programma, quindi credo che anche lì scherzare sulla pandemia sia stato un tema anche con gli autori, con i comici, Sicuramente, no? sicuramente. Eravamo molto indecisi inizialmente insomma, citare tutto quello che è successo o lasciarcelo alle spalle, perché poteva essere anche un'alternativa. Poi ci siamo detti che era semplicemente anacronistico andare in onda senza citare, appunto, senza parlare del Covid e di tutto quello che è successo. Tant'è che poi abbiamo, insomma, scremato tutti gli argomenti e abbiamo deciso su quali argomenti si poteva scherzare. Quindi tutto quello che si può sdrammatizzare, insomma, l'abbiamo chiamato in causa e l'abbiamo fatto. Speriamo bene, quindi ti dico, abbiamo lasciato da parte per rispetto e per ovvie ragioni diciamo, i fatti di cronaca, però tutte quelle che sono le cose logistiche assurde che ci siamo ritrovati ad affrontare, quali mascherine, guanti, distanziamento sociale, a portare il cane a fare i bisogni fuori, eccetera, eccetera, viene sicuramente raccontato in una chiave ancora più ironica, appunto, dei nostri comici. Ma c'è stato qualcosa di comico che ricordi della tua di quarantena? Magari appunto la prima volta che hai messo la mascherina al contrario, piuttosto che... Ma guarda, il fatto di io sono molto distratto perché faccio sempre molte cose insieme. Quindi mi ricordo che la prima volta che sono uscito di casa tra guanti, mascherina, chiavi di casa, telefono, eccetera, eccetera, ci ho messo veramente tipo un quarto d'ora e quindi entravo e uscivo di casa in continuazione perché ogni volta mi mancava un pezzo. E poi quando ho ricominciato a guidare, perché non so se sono l'unico o è successo anche a qualcun altro. Ma io ero completamente spaesato, non ricordavo le strade, non avevo proprio più familiarità con nulla, perché dopo 2 mesi mi sono rimesso in macchina ed era veramente Una strano, cosa davvero nuova. strano. Però so Sì. che mi raccontavi qualche tempo fa che hai insegnato a tuo figlio nei box ad andare in bicicletta, Ad quindi quella è andare in una cosa bicicletta, memorabile sì. della quarantena, no? Sì, è stato ovviamente. Per impegnare il tempo e anche per, come dicevo, per creargli un ricordo positivo, no? Perché sicuramente si ricorderà di questa pandemia a 7 anni e quindi un giorno dirà nel lontano 2020, durante una pandemia mondiale, mio padre mi ha tolto le rotelle della bici e ho imparato a pedalare da solo, perché sono quelle cose come un po' quando ti spiegano come si allacciano, le scarpe, E che riesci a tutti un po' farlo ci ricordiamo, soprattutto esatto. poi. Esatto. Senti, a me una cosa che colpisce molto di te è il fatto che tu sia una persona, uno dei pochi conduttori giovani, tra l'altro. Super in ascesa, in una carriera che è iniziata comunque ormai diversi anni fa, però che sta sempre, sempre macinando, andando sempre Sono un meglio. continuo esordiente perché ogni anno faccio una Ma roba questo lo diversa. dici tu, ma non, direi che ormai non più, perché appunto avere degli Grazie. appuntamenti in prima serata in Rai che vanno comunque bene non è da tutti ed è una cosa bella. Tra l'altro, se comunichi a quanto pare benissimo, viste tutte le persone che ti seguono anche sui social, però quando parli del tuo sogno rimane il varietà di quelli che vedevamo proprio da bambini, bambini, come idea, come impronta. È così. Sì, diciamo che è un po' perché io sono cresciuto con quel tipo di televisione. Io sono dell'89, quindi sono a cavallo di due epoche molto importanti per la televisione italiana, gli anni 80 e gli anni 90, e poi tutta la televisione di cui mi sono nutrito fin da piccolo è sicuramente quella. Quindi anche inconsciamente questo va a influenzare tutto quello che faccio adesso. Poi, come dicevi, sono uno dei conduttori più giovani, credo perché poi i miei coetanei si siano spostati quasi tutti sul web, quindi ci sono tanti YouTuber, tanti miei coetanei che magari fanno dei programmi in streaming, mentre io sono un tradizionalista e mi piace,
insomma, proprio la centralità che ha ripreso anche la televisione in questo momento storico, no? E quindi sogno, insomma, di in qualche modo far rivivere i classici del passato attraverso i miei programmi, in qualche modo. Anche perché penso, a volte quando mi confronto con delle persone, dice sì, ma questa è roba vecchia. No, e per me le cose vecchie sono vecchie, le cose classiche invece sono delle cose scritte con un criterio, dove c'è un'idea creativa molto forte di base e che quindi possono parlare agli uomini di tutte le epoche, perché stasera cominceremo la puntata citando poi con una chiusa ironica, vi faccio un piccolo spoiler, però citiamo Boccaccio che parlava della peste a Firenze nel 1348. Quello è un classico, se lo vai a rileggere è estremamente attuale, no? Attualissimo. Rispetto a quello che è successo, esatto. Quindi ecco, mi piacciono molto i classici, sono parte della mia formazione televisiva e quindi spero insomma di mettere a frutto un po' quella che è la mia visione della televisione moderna. Certo, ma quando hai iniziato questo percorso nello spettacolo, immaginavi che oggi saresti stato qui a questo punto? Come Ma ti in realtà immaginavi? no, in realtà no, nel senso che quando ho iniziato a ballare volevo diventare un ballerino teatrale. Dopodiché poi, crescendo, mi sono reso conto che per esprimere tutto quello che avevo dentro avevo bisogno di parlare, di comunicare anche attraverso altri canali e altri mezzi. E poi dopo un po' la mia risposta a questa mia esigenza è stata un po' guardare alle persone che lavorano nell'intrattenimento, magari oltreoceano, perché in Italia ragioniamo un po' a compartimenti stagni, no? La domanda che mi fanno spesso è: adesso conduci, non balli più, oppure prima ballavi, perché non... E invece poi con un po' di esperienza che ho fatto anche in America mi sono reso conto che chi fa intrattenimento lì non è etichettato in un modo preciso, fa semplicemente Più cose da intrattenimento. fare, Quindi meglio, è cantano, fondamentale. ballano, recitano, fanno un po' di tutto, esatto. E quindi questa è un po' la mia idea, cioè vorrei cercare di unire un po' tutti i puntini. Sì, sono rimasta impallata, non so se nel frattempo. Ti vedo, gira, però ti sei bloccato in una posizione. Oddio. Fermi. Vediamo. Guarda che adesso ritorna, adesso ritorna. Io mi vedo ferma, ma nel mentre parlo lo. L'audio continua. Che lo showman per definizione è una persona che sa fare di tutto di più. E sul canto? Sul canto mi difendo, vi lascio giudicare, nel senso che non sono uno con diciamo una predisposizione canora pazzesca. Noi napoletani siamo molto avvezzi al canto anche amatoriale e ho iniziato a studiare e ho chiesto il supporto di un grande maestro che è Pino Perris, che quest'anno ci accompagna, insomma, e ci ha aiutato a mettere in piedi dei piccoli numeri che strizzano un po' l'occhio al varietà, e quindi stasera a Made in Sud vedrete delle cose, poi lascio a voi il giudizio, insomma, io ci provo. Certo, e noi ti seguiremo. Senti, ma secondo te appunto questa televisione che ha recuperato la centralità, molto spesso, come accennavi prima, la davano per Per passata di finita. moda, come un mezzo che non mi senti? Ma non so Sì, se è sì. un mio problema. Ok, mi chiedevo appunto se secondo te possiamo finalmente sfatare anche con numeri alla mano che questo fatto che la televisione vive, vegeta e anzi si rivolge anche a un pubblico molto ampio e molto giovane. Ma guarda, io credo che a sfatare questo mito sia stato un po' la radio, no? Se tu pensi all'evoluzione dello streaming, di tantissimi altri mezzi, è comunque la radio tutti i giorni, ha milioni di utenti che ascoltano, no? Ancora la radio. E questo credo sia un po', valga un po' lo stesso per la TV.
La televisione è un altro tipo di contenitore, quindi secondo me, per il semplice fatto che appunto i contenuti TV possono essere consumati anche su altre piattaforme, però io penso che appunto la scrittura televisiva sia completamente diversa da quella web e anche ogni tipo di formato, secondo me, alla sua piattaforma, no? Ideale. E ci sono delle cose Certo. che, secondo me, vanno fatte e viste in televisione, come ci sono delle cose che vanno fatte e viste prettamente sul web. E tu, tra l'altro, anche sul web, appunto, dicevamo, ti sai muovere benissimo. Cioè, qual è il tuo rapporto con i social, appunto, su cui sei così seguito? Ma guarda, devo dire che i social anche di studio, perché grazie a Instagram, grazie a YouTube, grazie a tanti social network si può anche, insomma, imparare tanto, no? Io seguo tantissime pagine, insomma, di cinema, di fotografia, anche di archivi televisivi interessanti, come anche cose di intrattenimento leggero, e quindi il mio rapporto con i social è più da fruitore, ecco, che da creatore di contenuti, però diciamo che mentre la televisione, appunto, nella televisione c'è qualcosa di sicuramente più studiato e costruito come i programmi, nei social comunicare quelle che sono le mie passioni, cioè il mio punto di vista sulle cose. Condivido quello. No, mi stavo Vedi? autodenunciando perché io vedo la tua immagine ferma tipo da 5 minuti. Per fortuna la voce va, quindi Ok, dico, va avanti. speriamo che tutto stia andando per il verso giusto. A proposito, vedi, di grande dimestica con le nuove tecnologie. No, io guarda, allo stesso modo sono presente sui social, ma come dico sempre, io sono per metà analogico, perché il digitale nella mia vita è arrivato verso i 17-18 anni, quindi anche io sono un fruitore, ci lavoro con i social, ma sono molto fan dell'analogico, forse anche per questo sono, insomma, così tradizionalista e attaccato alla televisione. Sì, ma infatti secondo me c'è un grande affetto da parte tua a tutto quello che è la tua vita pre, diciamo, anche pre-successo, pre-popolarità e via dicendo. Si capisce quali sono alcune sfumature dalle cose che dici e che racconti. Infatti volevo chiederti che tipo di bambino sei stato tu. Bambino felicissimo, ho avuto un'infanzia stupenda, perché io sono nato e cresciuto all'interno di un bar, che era il bar di mio nonno, che si chiamava Bar Stella. Quindi ho vissuto da sempre in questo ambiente di lavoro familiare. Tutta la mia famiglia lavorava all'interno di questo bar, e quindi i miei primi ricordi sono appunto tra i tavolini del bar, dove c'erano i vecchietti che giocavano con le carte di Modiano, a scopa o a briscola. Mio padre che lavorava al banco, insomma, quindi l'odore del caffè, mio nonno aveva anche una sala da biliardo all'interno. Sono cresciuto in un ambiente, appunto, molto molto bello. Tutto quello che ricordo, insomma, della mia infanzia mi piace, e forse tutto questo amore per le cose classiche che ho, come la musica classica napoletana, come, insomma, la forma di quei tempi mi piaceva, quei signori nel modo di esprimersi, nel modo di vestirsi. Sono legato a quel dalla mia famiglia. Ti avevi perso? Sì, scusa, No, ogni tanto va figurati. via completamente, appunto ho capito che quegli anni lì ti hanno completamente formato, e soprattutto l'atmosfera di quegli anni, e lo posso anche immaginare. Tra l'altro mi dicevi E un credo bar. poi che tutti noi, in qualche modo, io ho fatto questa analisi, comunque verso i 30, 35, anche 40 anni, iniziamo a rincorrere un po' quelle che sono state le infanzie, no? Quindi, mi senti? Ogni tanto io ho un dubbio.
vedo che vai No, via e no, fai ritorni. bene a dirlo perché va via completamente, Va non capisco come mai. via, che peccato. La tecnologia oggi non ci aiuta, vedi? No, no, non so perché. Vabbè, comunque. No, dicevi scusa? Noi, cioè, Ma puoi tutti. rifarla? Provo a riavviare una diretta. Prova. Prova nel frattempo, io mi Provo. sposto. Guarda, facciamo così. Prova. Sì. Può Dai, facciamo andare così. meglio. Ok, ci perdoneranno. Torniamo subito, Sì. subito.